La finanza domina il mondo? E chi sono i padroni della finanza? Un saluto agli amici del canale Ibex Edizioni. Io sono Alessio Mannino e oggi continuiamo il filone che stiamo trattando da più angolazioni riguardante il potere nelle società, come si organizza, come si legittima e come si struttura, da chi è occupato. Lo facciamo, ricordo, a partire dall'omonimo saggio Potere, intitolato Potere appunto, di Guglielmo Ferrero, che Ibex ha riscoperto, ha recuperato dall'oblio dopo decenni, perché si tratta di un autore eterodosso, fuori dagli schemi dominanti della cultura italiana novecentesca. Ecco, in questa tappa di oggi ci concentriamo in particolare sul potere della finanza internazionale e lo facciamo con il professor Alessandro Volpi. Eccolo, buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professor Volpi, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, autore di un libro di recente uscita, lo ricordo, per i tipi di La Terza, intitolato I padroni del mondo, come i fondi finanziari stanno distruggendo il mercato e la democrazia. Allora, professore, mi aiuti un po' a capire questo. Partiamo da questa premessa. Di soggetti finanziari che dominano, il mondo si parla da molto tempo, potremmo dire da almeno tutto il secolo scorso. Però noi qui vorremmo capire la situazione attuale. Ecco, che forma ha oggi la finanza globale? Chi sono i soggetti principali? C'è un processo di restrizione sempre maggiore del numero di questi soggetti? E in che modo il singolo risparmiatore, perché poi alla fine dobbiamo parlare di noi, delle persone comuni, quindi l'uomo della strada, per così dire, entra a far parte del processo? Cioè, che ruolo ha? Ecco, perlomeno nel nostro mondo, nel mondo occidentale. Ma intanto, come diceva lei, i fondi hanno sempre avuto un peso, la finanza è sempre stata caratterizzata dalla presenza di fondi finanziari. Io direi forse più che di fondi finanziari è stata caratterizzata dalla presenza di grandi banche che hanno assolto anche a funzioni finanziarie. La fase che stiamo vivendo è una fase per molti versi differente rispetto a quella che abbiamo conosciuto in passato, e proverò molto sinteticamente a dire perché. Questa fase è iniziata sostanzialmente dopo la crisi del 2008. La crisi del 2008 è stata una crisi che ha travolto un pezzo significativo del sistema bancario americano, che era stato coinvolto nella produzione esagerata di mutui, i famosi mutui subprime, che li aveva trasformati in prodotti finanziari da vendere a una clientela molto vasta. Questa bolla è esplosa e una parte significativa del sistema bancario americano, in modo particolare le grandi banche d'affari, l'esempio tipico era stato quello di Lehman Brothers, sono sparite. Quindi una stagione della finanza, quella appunto delle banche universalistiche che facevano operazioni in larga parte legate al mondo immobiliare, è stata profondamente ridimensionata. Mentre si ridimensionava questa parte della finanza globale, hanno cominciato a ingrossare le proprie disponibilità alcuni soggetti che esistevano già, alcuni da tempo, altri da qualche anno, e che fino a quel momento erano stati meno centrali, erano stati più ai margini del quadro della finanza globale. Questi soggetti sono in modo particolare tre, sono i fondi Vanguard, BlackRock e State Street, tre fondi americani che avevano appunto una vita più o meno recente, fino a quel momento non erano riusciti ancora a sfondare. Con la crisi del 2008 si trovano di fronte a una situazione
potrebbe dire autostrada, cioè nel senso la finanza tradizionale delle grandi banche faticava a convincere i risparmiatori globali, a cominciare da quelli americani, a indirizzare le loro risorse verso queste banche tradizionali che avevano dato pessima prova di sé, e quindi questa enorme quantità di risparmio gestito, che sappiamo negli Stati Uniti è la condizione per fare le polizze sanitarie, per fare le polizze previdenziali, che è condizione necessaria per integrare le retribuzioni dei lavoratori, questa enorme massa di liquidità ha cominciato a dirigersi verso questi grandi fondi, in modo particolare appunto Vanguard, BlackRock e State Street, che offrivano a questi risparmiatori, diciamo così, una maggiore credibilità, tra l'altro in alcuni casi stabilendo alcune relazioni anche con la politica degli Stati Uniti, con l'amministrazione Obama in quella fase, e al tempo stesso offrendo alla clientela dei prodotti che erano prodotti, quelli che poi tecnicamente vengono definiti ETF, cioè degli strumenti, ora senza entrare nel tecnico, che servivano a riprodurre l'andamento dei listini e di alcuni listini, e che avevano costi molto bassi. Quindi una crisi di fiducia nei confronti delle grandi banche, i risparmiatori che hanno bisogno di destinare la loro liquidità verso soggetti finanziari, arrivano soggetti finanziari che hanno anche un buon rapporto politico, hanno buone intrature politiche, nel caso di Vanguard gioco molto il rapporto con un Nobel per l'economia come Samuelson, e quindi alla fine, proponendo dei prodotti che costavano poco, hanno cominciato ad attirare progressivamente una massa di risparmi. Sono arrivati, e veniamo ai giorni d'oggi, a disporre complessivamente, mettendo insieme questi primi tre con gli altri 4-5 che sono interrelati con loro, una massa di 44-45 mila miliardi di dollari, cioè una cifra che è paragonabile, per dare un ordine di grandezza, a un terzo del prodotto interno lordo mondiale. E qui il secondo aspetto: che cosa hanno fatto questi fondi di questa enorme liquidità che hanno rastrellato sostituendosi alle forme tradizionali bancarie? Si sono indirizzati verso l'acquisto di partecipazioni strategiche nelle principali società di questo pianeta. Se voi prendete l'indice Standard & Poor's, che è l'indice della borsa americana che misura la capitalizzazione, che rappresenta la capitalizzazione delle prime 500 società del mondo, che vanno da Apple a Microsoft ad Alphabet Inc, ai colossi petroliferi come Exxon Mobil, alle industrie degli armamenti come Raytheon, del divertimento come Walmart, della distribuzione commerciale, Walt Disney, Netflix, insomma le principali società, vi accorgete che il 25-30% del capitale di queste società, quindi stiamo parlando veramente di centinaia di miliardi, in realtà in assoluto di migliaia di miliardi, sono nelle mani di questi fondi, che sono diventati proprietari, grazie appunto all'indirizzo del risparmio gestito, della gran parte delle società hanno la maggiore capitalizzazione. E che cosa hanno fatto? Questo forte processo di concentrazione e questa enorme liquidità ha consentito a questi fondi di alimentare costantemente il valore azionario delle società che compravano, cioè compravano azioni di, faccio un esempio recente molto noto, di Nvidia, società che si occupa di intelligenza artificiale, che valeva una sessantina di miliardi ancora 2 anni fa. Sono entrati i grandi fondi, hanno cominciato a comprare azioni, hanno continuato a comprare azioni, hanno gonfiato il valore di queste azioni, hanno portato questa società a valere fino a pochi giorni fa 3.300 miliardi, poi questo valore si è in parte ridimensionato, si direbbe per prese di beneficio, ma continuerà a crescere. Cioè la concentrazione di potere attraverso il monopolio del risparmio gestito ha consentito a questi fondi di comprare le grandi società, essendo gli azionisti di riferimento di queste grandi società. Questi fondi hanno aumentato in maniera esponenziale il valore di queste società, spesso sganciandole dal loro andamento reale. Il titolo Nvidia vale 73 volte il rapporto tra il titolo e diciamo la mediana degli utili è di 73 volte superiore, quindi è evidente che
pur andando bene, quella società ha un prezzo azionario molto più alto, quindi si è determinato un meccanismo per cui gli stessi soggetti gestiscono il risparmio, decidono dove impiegarlo in termini finanziari e alimentano la crescita di valore di queste società. È chiaro che a queste condizioni il monopolio, la concentrazione di potere, quello che lei prima citava facendo riferimento a Guglielmo Ferrero, in questo caso si declina in una maniera che è sempre più marcatamente evidente e sta cancellando anche le forme di concorrenza e direi le stesse forme di mercato, perché poi è chiaro che nel momento in cui gli stessi azionisti sono i proprietari di società che teoricamente dovrebbero farsi concorrenza, è chiaro che poi alla fine la concorrenza non c'è e infatti stiamo assistendo a dei meccanismi di aumento dei prezzi e di inflazione anche e soprattutto nel settore di beni, che sono beni che hanno un alto contenuto tecnologico, perché lì c'è un monopolio di fatto. Le faccio un esempio e poi mi fermo, ma se lei considera che appunto Nvidia è la società più importante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e ha come azionisti di riferimento Vanguard, BlackRock e State Street, chi è il principale concorrente sul mercato di Nvidia per quanto riguarda questi temi? Beh, è Intel. Intel ha come azionisti BlackRock, Vanguard e State Street. Ora, è evidente che in condizioni di questo tipo la concorrenza ha quantomeno aspetti che sono aspetti di natura fittizia e ben poco reali sulla determinazione dei prezzi. Certo, quindi mi sta dicendo in pratica che quello della concorrenza, della competizione, che è diciamo un pilastro diciamo ideologico, no? Della visione che sorregge il sistema, che è quella del libero mercato, in realtà è sostanzialmente un mito, almeno a questi livelli. Però io volevo puntualizzare, prima di arrivare al versante più strettamente politico, volevo soffermarmi un po' sul, chiamiamolo, contributo che dà, diciamo, prima dicevo l'uomo della strada, il singolo risparmiatore. Le leggo una frase di un economista che non c'è più, scomparso molti anni fa, Minsky, Iman Minsky, che diceva così: il carattere ineliminabile della finanza capitalistica, sia a livello micro che macro, è l'eccesso. La psicologia individuale è importante. Gli operatori della finanza sono sostanzialmente degli squilibrati, governati dall'avidità e dalla paura. Ecco, volevo chiederle, professore, appunto, come si inserisce in questo quadro, diciamo, di livello altissimo, il risparmiatore singolo che porta i risparmi sudati, no, con il lavoro, in questa grande giostra in cui sostanzialmente fa un po' da carne da macello, no? Mi sembra di capire. Beh, appunto, il risparmiatore ha un ruolo centrale, perché è evidente qui, come dire, si assiste a un duplice fenomeno, cioè da un lato si assiste a una progressiva erosione della presenza pubblica nell'economia e nel settore dei servizi, cioè è chiaro che se lo Stato non fornisce più servizio sanitario adeguato o lo fornisce in maniera sempre più limitata o non fornisce un sistema pensionistico decoroso, è chiaro che il cittadino ha la necessità di integrare questo servizio che non è più presente in sede pubblica con forme di previdenza complementare privata, forme di assistenza sanitaria privata. Ora, questo meccanismo per cui io risparmiatore mi devo dotare di polizze che sostituiscono quei servizi che prima mi venivano erogati gratuitamente perché esisteva un prelievo fiscale che consentiva nella sostanza il mantenimento in vita di uno stato sociale, è chiaro che io quando compro e partecipo a queste polizze di fatto divento un soggetto finanziario perché do i miei soldi a un fondo, il quale fondo inevitabilmente dovrà comprare prodotti finanziari che sono prodotti finanziari
che garantiscano a me cittadino il servizio, il pagamento di quel servizio che non ho più in sede pubblica. E allora io do i soldi al fondo, il fondo a sua volta diventa il soggetto che trasferisce il mio risparmio, naturalmente con un servizio pagato, trasferisce il mio risparmio a un fondo ancora più grande in una catena che poi conduce al vertice finale, che sono i grandi fondi, che sono coloro i quali producono appunto gli strumenti finanziari, i titoli, o sono proprietari di quelle società, che sono quelle a cui si affidano i fondi dei pensionati o la previdenza complementare. Cioè il risparmiatore diventa il soggetto che è indotto dalla mancanza di quei servizi che prima erano in larga misura gratuiti a affidarsi alla finanza, in una finanza così polarizzata, dove le decisioni e dove diciamo così la produzione degli strumenti e il possesso dei titoli è così concentrata, è quasi inevitabile che i risparmiatori diventi la liquidità con cui i grandi fondi fanno le operazioni, con una conseguenza secondo me interessante, cioè che è sempre più inevitabile che, essendo quei fondi così monopolistici, hanno certamente una prerogativa di ridurre il rischio dell'operazione finanziaria che non hanno realtà più piccole. E allora praticamente questo meccanismo diventa un meccanismo che si autoalimenta, perché il risparmiatore che magari ha una magra pensione che deve integrare, che ha una magra retribuzione che deve integrare, non può esporsi a rischi significativi e quindi farà in modo, cercherà di, come dire, affidarsi a fondi che sono sempre più legati a fondi che sono i superfondi monopolistici, perché quelli sono quelli che appunto per effetto del monopolio hanno meno rischi e rendimenti più alti, ma in questo modo quei fondi diventano gli assoluti padroni del mondo, come dice il libro, cioè diventano il terminale ultimo che finisce per sostituirsi alla dimensione statuale. Cioè poi alla fine, se io ho un fondo che mi garantisce contro il rischio della esplosione della bolla, avverto meno la necessità della partecipazione politica a una dimensione statuale e divento, da cittadino consapevole, divento risparmiatore finanziarizzato che cerca quel rendimento indispensabile, con una trasformazione culturale che è profondissima e non, come dire, e le cui conseguenze sono facilmente intuibili. Ecco, infatti qui secondo me possiamo arrivare con un'analogia al secondo punto che volevo toccare, che è più strettamente politico, perché in sostanza lei mi sta dicendo qui c'è uno scambio fra diciamo partecipazione effettiva, libertà e sicurezza, cioè qui si vende una sicurezza che però ha un prezzo in termini di libertà, di partecipazione anche politica. Allora qui volevo capire il nesso con il nostro modello, perlomeno politico, che è la democrazia liberale rappresentativa, chiamiamola così, e qui parto da un esempio di cronaca, e cioè le cito la nomina di Mark Rutte, ex capo del governo olandese, a segretario generale della NATO, perché qui si vede proprio un intreccio fra potere militare, diciamo atlantico, potere politico, ma anche potere finanziario, perché l'Olanda è un noto paradiso fiscale, è la sede di una borsa, quella di Amsterdam, che noi abbiamo imparato, noi italiani dico abbiamo imparato a conoscere di recente, l'anno scorso, per la speculazione sul gas, no? Quindi insomma ci arriva in casa la finanza, questo è il concetto. E quindi io lo userei, se è d'accordo professore, come una piccola cartina di tornasole di quell'intreccio fra poteri che a me sembra personalmente dare l'idea di un, come dire, di un'idra a più teste, che però sostanzialmente ha una, chiamiamolo un'identità comune o comunque una struttura al suo interno, in cui pur nei giochi di spartizione di potere, le rivalità fra i vari attori, sostanzialmente è un unicum. Ecco, allora io le chiedo, diciamo, secondo lei, qual è, dove si situa proprio la
il punto di contatto, ecco, fra questi poteri, partendo da quello finanziario, chiaramente. Ma vede, tra l'altro l'esempio di Mark Rutte mi sembra molto calzante. Provo a fare a sintetizzare molto una riflessione che sarebbe inevitabilmente più ampia, e proprio partendo dal tema del punto di contatto. Beh, io penso che la questione stia in questi termini. In questo momento gli Stati Uniti stanno cercando di rafforzare con estrema perentorietà una leadership che è messa in crisi quantomeno sul piano produttivo dall'emergere di nuovi soggetti internazionali. Gli Stati Uniti non sono più il più grande paese industriale del mondo, non sono più il più grande paese in grado di detenere le materie prime strategiche, non sono più il principale paese che è in grado di controllare le catene del valore globale. Questo tipo di poteri, questo tipo di funzioni si sono ormai spostate in Cina, e la Cina è diciamo così la punta di vertice di un sistema che noi chiamiamo un po' impropriamente sud globale. Gli Stati Uniti hanno la necessità di recuperare questa centralità perché sono perfettamente consapevoli che essere soltanto il cuore finanziario del pianeta non è sufficiente, cioè poi alla fine questa bolla portata all'esasperazione del valore dei titoli, se non è suffragata anche da una capacità di economia reale, rischia di non essere adeguata. E allora che cosa stanno facendo gli americani? Gli americani stanno investendo una montagna di denaro pubblico, di spesa pubblica. Abbiamo visto la legge contro l'inflazione, stiamo parlando veramente di 2, 3, 4 mila miliardi di dollari che vengono inserite nelle varie leggi di programmazione federale per sostenere una ripresa produttiva degli Stati Uniti e per attrarre le fasi di lavorazione che sono in giro per il mondo negli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti vogliono tornare ad essere una grande potenza, lo fanno con il denaro, con i dollari, quindi spendendo soldi appunto in dollari, cercano di proteggere questa loro ripresa, questa loro rinascita produttiva avviando una politica di dazi doganali. Ora, perché questo meccanismo stia in piedi, però bisogna che il debito pubblico americano sia sostenibile. Siccome il debito pubblico americano in questo momento è intorno ai 35-37 mila miliardi di dollari e cresce con una velocità spaventosa, cioè ogni 60 giorni negli Stati Uniti il debito cresce di 1000 miliardi di dollari, il debito italiano sono 3 mila miliardi, quindi vuol dire che in 120, anzi in 180 giorni gli americani fanno il debito del nostro paese. Ecco, perché questo debito, che è necessario per la ripresa della centralità produttiva e anche per mantenere una spesa militare che ogni anno costa quasi 1000 miliardi agli Stati Uniti, per far questo hanno bisogno che il dollaro venga considerato come l'unica valuta utilizzabile in tutte le transazioni del pianeta, cioè se i cinesi e gli argentini scambiano prodotti, bisogna che i prodotti vengano scambiati in dollari. Questa dollarizzazione, che sta permanendo perché l'80% e passa degli scambi si fa ancora in dollari, questa permanenza della centralità del dollaro consente agli americani di finanziare questo gigantesco debito pubblico. Allora, nella dollarizzazione hanno un ruolo anche i grandi fondi, perché è evidente che i grandi fondi BlackRock, Vanguard, State Street stanno drenando non solo il risparmio degli americani, ma buona parte del risparmio globale, penso al Giappone, penso alla stessa Europa, dove sono presentissimi, e drenano questo risparmio traducendolo in dollari. Allora, la dollarizzazione, la condizione della volontà americana di conservare e di rafforzare la propria centralità, la dollarizzazione ha bisogno che non ci siano alternative. Ha bisogno che rispetto al quadro attuale delle valute di riferimento, dei soggetti finanziari di riferimento, non ci siano alternative al dollaro e ai grandi fondi americani. E allora un personaggio come Mark Rutte è fondamentale. Mark Rutte è l'interprete del rigorismo europeo, è l'interprete di una BCE che tiene i tassi al 4,5%, ma se la BCE tiene i tassi al 4,5%, è chiaro che l'economia europea non crescerà più.
È evidente che se Mark Rutte sostiene la necessità di mettere i dazi contro la Cina, è evidente che, come dire, i dazi americani saranno coperti dai dazi europei, perché se anche gli europei si suicidano e decidono di non avere più relazioni con la Cina, e questo, come dire, favorisce gli americani che hanno già messo dei dazi per la loro economia, ma che a differenza degli europei hanno un'enorme mole di spesa pubblica e di investimenti pubblici per far rinascere la loro industria. Rutte è l'interprete del rigore e dei, come diceva giustamente lei, dei paradisi fiscali, cioè di quelle realtà che sottraggono risorse ai bilanci degli stati europei e che alla fine servono a drenare ancora una volta quelle risorse che passano attraverso i paradisi fiscali verso le centrali finanziarie globali, che sono gli Stati Uniti. Quindi la dollarizzazione, che è la condizione per il finanziamento della gigantesca spesa pubblica, che è la condizione per il predominio degli Stati Uniti sia in termini militari sia in termini produttivi, ha, come dire, è l'elemento fondamentale, ma alla dollarizzazione servono grandi fondi che drenino risparmio e lo mettano in dollari, un'Europa che è un'Europa che accetta passivamente la politica del rigore, quindi accetta di non crescere e quindi accetta di fare dell'euro una moneta che evidentemente è una moneta di un continente che non cresce, una moneta di un continente che ha in pancia i paradisi fiscali, una moneta di un continente che è così diviso e che sceglie di subordinarsi in toto alla NATO. Beh, è difficile che venga scelta come valuta per le transazioni internazionali, e quindi in questo modo si rafforza con chiarezza la centralità degli Stati Uniti e la centralità del dollaro. E quindi, con un'ultima battuta, professore, forse semplifico troppo, però giusto per arrivare a, diciamo, al succo del discorso, secondo lei si può dire che quindi la finanza, diciamo, domina il mondo, ma lo fa attraverso gli stati, tramite il, diciamo, la leva monetaria, ok? Anche la leva monetaria, principalmente la leva monetaria, e ovviamente facendo un'opera anche culturale, come diceva lei, no? Sulle popolazioni, chiaramente basandosi su l'erosione dello stato sociale, per cui poi alla fine uno si affida, no, a questi grandi Moloch, che però hanno la strada spianata da parte appunto degli stati, quindi della politica, e questo insomma è il circuito. Ho semplificato troppo o è così più o meno? No, giusto per far capire quindi proprio la dinamica. Mi sembra che sia la rappresentazione che io ho provato a esplicitare, mi sembra una sintesi estremamente efficace, è così, è il circuito, è proprio un circuito che si costruisce su questi cardini, appunto sulla dollarizzazione, sulla centralità del potere statuale americano anche in termini militari, su una narrazione che convince i risparmiatori che quella è l'unica strada che non ha margini di rischio e quindi in qualche modo che serve a costruire anche un processo di subordinazione condivisa, di subordinazione accettata, e penso che questo sia il grande problema di fronte al quale oggi ci troviamo anche in termini di tenuta della democrazia rappresentativa, come lei giustamente prima diceva. Bene, io ringrazio il professor Volpi, con, diciamo, questa puntata abbiamo affrontato, diciamo, il quadro generale, sempre ricordo, partendo da questa riflessione a tappe che stiamo facendo sul potere e su come si sviluppa nell'attualità a partire dal saggio Potere di Guglielmo Ferrero. Quindi saluto il professore e saluto voi amici del canale Ibex Edizioni. Arrivederci.